Shalom, benvenuti a questa puntata di Love Israel. E quest'oggi vorrei concentrarmi su due versetti dell'Apostolo Paolo al capitolo 11 dei Romani, in particolare al versetto 12, dove Paolo dice: ora, se la loro caduta, cioè di Israele, è stata la ricchezza per il mondo, la loro diminuzione è stata una ricchezza per i gentili, quanto più lo sarà la loro piena partecipazione. Ancora il versetto 15 dice: infatti, se il loro ripudio è stato la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione, se non un risvegliare, un rivivere dai morti? Questi passi ci dicono praticamente questo: Israele è caduto, Israele ha peccato, Israele si è ribellato a Dio, e tutto questo è stato un vantaggio per i gentili, in quanto sembra che Dio abbia guardato i gentili per rendere gelosi gli ebrei. Ma Paolo dice, però state attenti, che se la loro caduta ha portato una tale ricchezza per i gentili, quanto più, quanta ricchezza maggiore porterà la loro riammissione, la loro conversione. Ora, questo è un passo di grande interesse, perché ci fa pensare che quando Israele sarà convertito, e Israele sta, le chiese cristiane, le chiese messianiche in Israele stanno crescendo, non sono ancora maggioranza, ma stanno crescendo. Quando Israele sarà convertito, ci sarà una benedizione tale sul resto del mondo che sarà come un rivivere dai morti. Non chiedetemi, io non so cosa voglia dire, il ritorno di Cristo è un'altra cosa, un risveglio mondiale, non lo so. So che Paolo dice che sarà una benedizione straordinaria. A me piace pensare che il migliore esempio è la storia del padre del figlio prodigo. Quando torna a casa il figlio prodigo, e io lo so che è abbastanza originale pensare ad Israele come il figlio prodigo, ma quando torna a casa il figlio prodigo c'è festa, e c'è festa per tutti. C'è festa con i vicini, c'è festa con quelli che lavorano, cioè tutti fanno festa, perché è tornato il figliol prodigo. Ecco, quando tornerà Israele, sarà festa per tutti, benedizioni per tutti. Questo mi porta a una meditazione che merita veramente ulteriori studi. Nel XX secolo, dal punto di vista teologico, dal punto di vista di Dio, due sono stati i fenomeni più importanti. Il primo fenomeno importante è stato il risveglio pentecostale, e credo che è indubbio che questo sia stato quello che ha segnato più di ogni altra cosa la storia della Chiesa nel XX secolo. Ma la seconda cosa è stata la rinascita della nazione di Israele. Ossia, Israele è rinata nello stesso luogo, con la stessa lingua, nelle stesse città di Israele storico, di Israele di 2000 anni fa. Dio, quando vede Israele benedetto, benedice. E io sono convinto che questo è uno dei motivi per cui dobbiamo pregare per Israele. Perché quando Israele cresce ed è vicino a Dio,
Dio benedice il resto del mondo. Pensateci, studiate e che Dio vi benedica.